Qual è la situazione dei lavoratori a Bramo prima di questo incontro presso il Ministero di Roma? Beh, la situazione è che si riesca veramente a centrare l'attenzione sulla vertenza degli ex lavoratori della Bramo. L'incontro che c'è a Roma è un incontro che su un aspetto più generico, che con team, ma saranno presenti fornitori e altri interlocutori. L'obiettivo è di essere, nell'ambito di quella giornata del 26, quella di focalizzare la discussione sul problema della customer care, che ricordo deve trovare un'armonia tra il Ministero, il team e le istituzioni, affinché si garantisca il traffico per poter salvaguardare la salvaguardia occupazionale e nel contempo, con l'intervento della Regione Calabria, accentuare i servizi nei confronti dei lavoratori e quindi vivere, come dire, affrontare il futuro con in piena serenità. Qual è il futuro di questi lavoratori? Si parlava di lavorare nella indicizzazione delle PA. L'innovazione della pubblica amministrazione va verso la direzione dell'indicizzazione piuttosto che della digitalizzazione. È chiaro che trovare collocazione in servizi che la Regione Calabria intende in qualche modo affidare direttamente al team può essere una soluzione parziale. Il problema resta sempre quello, che bisogna trovare l'acquirente dell'ex Abramo Customer Care, che in questo momento non c'è perché non è reso appetibile l'acquisto del perimetro aziendale. Pongo questa domanda: dopo giugno cosa succederà? Dopo giugno dipende ancora una volta da quanto le istituzioni, soprattutto il governo nazionale, che ricordo è presente in TIM, nel senso la società TIM non è una società qualunque, è una società a partecipazione statale, c'è Cassa Depositi e Prestiti e c'è lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, quindi la capacità deve essere quella di indirizzare le scelte di TIM politicamente e amministrativamente verso una scelta responsabile che in un momento in cui le chiamate aumentano vede una limitazione di traffico da parte di TIM.